No, perché non siamo attrezzati per questo, non è una stazione internazionale questa, non è una piccola stazione, motivo d'ottenza. No, guardi, lei deve fare così. Io le faccio il biglietto per Torino, le faccio bottigliera Torino Porta Nuova. No, a Porta Nuova si informa in stazione, prende il biglietto per Pechino e così può proseguire. Piace, mi pare. Sì, sì, va bene, grazie. Allora, Torino Porta Nuova. Dove ha detto che vuole andare? A Pechino? O basta. E cosa possiamo fare? No? Pensare mica che ci facciamo il biglietto per Pechino, no? Non possiamo mica fare il biglietto per Pechino. Qua non facciamo più niente. Ma siamo fatti qui il biglietto. Per... una volta magari sì, si sarebbe anche potuto, ma sa, ormai qui non contiamo più niente, sono soltanto più quelli di Roma, ho portato tutto a Roma. I treni partono da Roma, i servizi sono a Roma, tutto a Roma. Non so che sono romani. Loro che hanno portato già via tutto. Ora proprio ci abbiamo la sintesi, no? Senta, faccio una cosa, lei faccio il biglietto. Torino, Roma, Termini. Va lì e parlo con quelli, perché tanto sono tutti i servizi che vanno verso l'est, partono da Roma, va tutto lì. Va bene, grazie. Roma, Termini. Desidera? Vorrei un biglietto. Roma, Pechino. Che gli vado a scherzare. No, dico, voglio un biglietto Roma, Pechino. Ah, mi insiste proprio. Che ha ordinato il medico. No, è che io voglio andare a Pechino. Allora è proprio una provocazione questa. Ho capito, va bene. Perché non basta leggere magari come abbia fin meglio un po', no? No, devo andare. Ma scusate, voi non avete tutti i servizi, le linee, l'espresso Roma-Mosca, tutto quello che va verso l'est. È una volta, magari. Una volta quando c'è stava l'est e c'è stava l'ovest. Non si capisce più niente, se stava a sinistra c'è stava a destra. Uno poteva andare, che so, a Leningrado. E provi adesso da andare a Leningrado. Non c'è sta Leningrado. Stalingrado, Stalingrado non c'è sta. Togliattigrado. Mi sono fregato pure quello. Che vuoi fare? Senta, io faccio un biglietto per Vienna. Tanto tutto il traffico che va da quella parte là passa tutto da Vienna. Io faccio Roma Termini. Vienna centrale, va bene, poi se la vede con i viennesi, vado a Vienna, Roma a Vienna, un bel viaggio tra l'altro, a Vienna, central panoptimo, un po' di cortesia, guten Tag, mein Herr, was wollen Sie bitte? Ich wünsche ein Ticket, Wien-Pekin. Ach, schade. Wir können nicht. Wir haben keinen Zug nach Pechino. Verstehen Sie? Sì, ma non se la prende questo modo qua. Poi le fazzolette, un pietà, tranquillizzi, magari troviamo anche in qualche modo qualche altra cosa per andare. Sie können nach Warschau fahren mit Chopin Express. Das ist etwas wunderbar. Das ist so gemütlich und romantisch. Verstehen Sie, die Brille an der Hand? Wollen Sie mit mir tanzen, bitte? Allora si salutano così, facendo un giro di valzer di mesi. Il ticket, bitte? Warschau. Ah, vielen Dank. Grazie. Auf Wiedersehen und gute Fahrt. Qualche volta pensi pure a me. Danke. A Varsavia poi sempre la stessa cosa, perché questi qua stanno un po' incazzati, perché dicono, lei crede proprio che qua il muro di Berlino è crollato, l'hanno spostato semplicemente, da là l'hanno portato qua. Qui è la stessa cosa, tanto fanno tutti i russi, che ora che facciamo noi il... Non è che parla proprio così, ma mi sono dimenticato un po' il polacco. Un biglietto, Warszawa, Mosca. Vai a Mosca, così parla, così. Mosca.
Пожалуйста. Один билет. Москва. Пекин. Нет. Москва, Пекин. Нет. Не Пекин. Москва, Владивосток. Великий сибирский путь. Гранд Транссибирия. Транссибирская. Транссибирская. Палестрали. Москва. Нынешний наш город. Екатеринбург. Иркутск. Новосибирск. Восток. Спасибо. Ecco. Finalmente. 4 giorni di Transiberiana. Più di 9.000 chilometri. Ad aspettare di vedere dall'altra parte dell'Asia finalmente il mare. Il mare. Ah. Il mare. Ma non è finita. Pechino ancora lontano. Allora, dalla stazione di Vladivostok e ad un biglietto Vladivostok Pechino. Tanto che non si finisce mai. Boom. Da. Pajosta. Che cos'è? Biglietto Pechino? No, non è vero. Non ci crede. No, vorrebbe. Impazzisce dalla gioia, ma è un sogno questo. Ma lui lo vorrebbe abbracciare, ma non può, perché è proibito, assolutamente proibito dal regolamento ferroviario questo. Infatti tutti gli impiegati delle ferrovie di Vladivostok vanno in giro con la scritta molti lingue. Non baciatemi. Però lui è contento finalmente, si va. A Pechino, la nuova Mecca. A Pechino. E quanto tempo avrò io per vedere Pechino? Dunque? Un giorno. Un giorno, sì. Prima cosa mettersi una bella mascherina per cercare di respirare. E poi ma cosa vedo io in un giorno a Pechino? Il palazzo d'estate, il tempio celeste, la città proibita, piazza Tiananmen, McDonald's. È passato tutto così in un attimo. E domani, alle 8 di mattina, alla stazione di Pechino, tutti gli impiegati sono al loro posto. E tutti quanti insieme stanno eseguendo collettivamente un esercizio di Tai Chi Chuan. Prego, desidera. Vorrei un biglietto a Pechino Bottigliera. Vuole essere più precisa. Bottigliera alta. Bottigliera plastica. Ha 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 ha.